Ciao amici, bentornati sul canale Il Giornalismo del Cuore. Tra le donne più belle nel mondo della televisione, detiene un posto speciale una di quelle che ogni mattina tiene compagnia a milioni di telespettatori. Stiamo parlando di Federica Panicucci, volto storico del piccolo schermo ed oggi una delle personalità più importanti all'interno del panorama Mediaset. Sì, perché è proprio lei a guidare tutti i giorni uno dei programmi più importanti del palinsesto, visto che apre i giochi ed è un punto di riferimento per chi la mattina accende la televisione. Federica Panicucci, si tratta, chiaramente, di Mattino 5 News che vede proprio la Panicucci alla conduzione. Mediaset ha puntato tanto su di lei in questi anni. Questo perché c'è consapevolezza del gradimento del pubblico nei suoi confronti, ma anche di quelle che sono le peculiarità di una donna che nel corso del tempo si è dimostrata conduttrice in grado di gestire anche diversi tipi di situazioni televisive. Ci riuniamo dopo la diretta e mettiamo sul tavolo i possibili argomenti della puntata in preparazione, partendo dai principali fatti di cronaca e in generale dagli avvenimenti più importanti e di interesse, ha spiegato Federica in un'intervista a TV Sorrisi e Canzoni. La donna ha voluto svelare alcuni retroscena riguardanti quello che accade dietro le quinte di un programma così seguito. Dopodiché decidiamo con che taglio approfondirli, e così stabiliamo i servizi da realizzare e gli ospiti da chiamare. Di solito ce la caviamo in un'ora circa, ha ancora spiegato la Panicucci. Federica Panicucci, l'incidente in vacanza, ferita vistosamente, spunta la verità. Proprio perché conduttrice che praticamente va in onda tutti i giorni, Federica è anche molto seguita sui social. Il suo profilo Instagram, infatti, raccoglie migliaia di persone che ogni giorno vogliono sapere quello che succede nella sua vita. Lei, dal canto suo, pubblica tantissimo contenuti riguardanti il suo lavoro, certo, ma anche la sua vita privata. Stories di Federica Panicucci, nelle ultime ore la stessa Federica ha pubblicato una foto che ha lasciato tutti senza parole. Un ginocchio ferito e sanguinante, quello della bionda conduttrice, che ha anche scritto nelle stories «Bene dai caduta dalla bicicletta e scivolata sugli aghi di pino», le parole della conduttrice. Insomma, un piccolo incidente non proprio da ricordare per Federica. In queste ore, tra l'altro, proprio lei aveva raccontato ancora su Instagram l'esperienza avuta con il maltempo che ha colpito larga parte dell'Italia in queste ore. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discuterne insieme. Ci vediamo nei prossimi video. Fino a quando ci incontriamo nuovamente.